Buongiorno. Iniziamo con questa lezione a parlare degli organi per la trasmissione del moto, a cui avevamo accennato al termine della lezione sugli assi e sugli alberi. In particolare in questa lezione ci soffermeremo a considerare i problemi del collegamento fra assi ed alberi, quindi l'allineamento fra assi ed alberi e l'interposizione fra di essi di giunti che possono essere elastici o articolati. Accenneremo anche brevemente ai cosiddetti giunti di sicurezza. Nella seconda parte della lezione considereremo invece alcuni aspetti del problema della tenuta quando questa riguarda organi per la trasmissione del moto, quindi il problema dell'attraversamento da parte di un albero di trasmissione del moto di una parete attraverso la quale non si desidera che vi sia un trafilamento di lubrificante o la penetrazione di impurità o la sfuggita di fluidi che devono essere contenuti. Quali sono le funzioni dei giunti? Sostanzialmente collegare gli alberi, compensare e permettere disassamenti, come vedremo nelle diapositive successive, attenuare sovraccarichi di tipo impulsivo, quindi svolgere la funzione di parastrappi, modificare la risposta dinamica, quindi le frequenze proprie del sistema costituito dall'albero e dalle masse che sono montate su di esso, introdurre smorzamento. I giunti di sicurezza svolgono la funzione di impedire che i carichi siano superiori ad un valore prefissato. Nel collegamento fra alberi ci sono moltissime situazioni che si possono presentare nella realtà. Noi adopereremo in queste lezioni una semplice schematizzazione. Immagineremo sempre che vi sia da trasmettere il moto da una macchina, per esempio un motore, ad un'altra macchina, per esempio un utilizzatore. Spesso una di queste due macchine è più pesante o più massiccia o per qualche ragione è già posizionata e viene allineata rispetto ad essa un'altra. Qua per esempio è la macchina montata sulla sinistra che viene posizionata in modo tale da tendere a far coincidere gli assi di entrambi gli alberi. Questa operazione viene eseguita con una registrazione di spessori o di altri dispositivi di cui il sistema di fondazione della macchina è dotata e se la fondazione è permanente su base fissa, questa operazione è chiamata inghisaggio. Anche se nella fase di registrazione di posizionamento iniziale abbiamo raggiunto un buon allineamento degli alberi, questo allineamento può essere disturbato, modificato in seguito, durante le condizioni d'esercizio. In questo esempio si mostra che il riscaldamento della macchina di destra apporta a una elevazione di una certa quantità della posizione dell'albero. Una importante causa di disassamento è la deformazione che gli alberi delle stesse macchine subiscono in esercizio per effetto dei carichi a cui sono sottoposti. Supponiamo ad esempio che all'interno di queste macchine ci siano degli ingranaggi, dei sistemi con cinghie, eccetera, quindi che introducono delle forze sugli alberi crescenti con la potenza che viene via via applicata durante il funzionamento e queste sollecitazioni degli alberi ne provocano un'inflessione, quindi portano anche a un disallineamento delle posizioni delle estremità d'albero che dovrebbero essere collegate. Un'altra importante causa di disassamento sono le deformazioni della fondazione o del telaio su cui appoggiano le macchine. In questo caso immaginiamo che entrambe le macchine siano appoggiate su qualche cosa di assimilabile a una trave e per effetto del peso proprio o anche di altre azioni che possono nascere durante il funzionamento della macchina, l'inflessione di questa trave di fondazione porta con sé anche a un disallineamento delle estremità d'albero delle due macchine. Questo disassamento fra i due alberi, che idealmente dovrebbero essere perfettamente coincidenti come nella immagine di questa diapositiva, è costituita da una serie di errori o di scostamenti, quindi possiamo parlare di un errore in direzione radiale, di un errore in direzione assiale e di un errore angolare. Spesso sono presenti tutti e tre questi errori e quindi la posizione dell'albero di destra, un cui punto dovrebbe trovarsi dove è indicato dal
cerchietto verde in realtà si trova nella posizione indicata dal cerchietto rosso e inoltre l'asse dell'albero di destra è leggermente angolato rispetto a quello dell'albero di sinistra. Questo errore può essere misurato. Tecniche di misura convenzionale che fanno impiego di comparatori, cioè di strumenti capaci di leggere lo spostamento di uno stelo appoggiato a una flangia che viene montata appositamente su entrambi le estremità degli alberi, quindi letture che vengono eseguite su questi due strumenti e che variano ruotando una flangia rispetto all'altra, permettono di ricavare quelle grandezze che ci interessano, quindi lo scostamento, l'errore radiale, l'errore angolare. Attualmente queste misure vengono sempre più spesso effettuate tramite tecnologia laser. Se gli alberi fossero perfettamente allineati, sarebbe facile collegarli fra di loro con un giunto rigido. In questa diapositiva è mostrato un giunto rigido tipo pomini, che non è altro che un'applicazione del collegamenti con bulloni preserrati di cui abbiamo parlato alcune lezioni fa. Quindi due flange che sono appoggiate una sull'altra e fortemente premute serrando una corona di bulloni di cui il giunto è dotato. La superficie che viene fortemente serrata è quella con massima distanza dall'asse di rotazione, quindi le azioni di attrito che si sviluppano su questa superficie danno un elevato contributo al momento che può essere trasferito attraverso questo giunto. È da notare nel disegno costruttivo di questo giunto la presenza di questa sporgenza, diciamo, della flangia, che ha lo scopo di impedire che le protuberanze delle teste, delle viti e del dado possano creare problemi di sicurezza, come avevamo accennato nella lezione riguardante la sicurezza delle macchine. Se il disassamento fra gli alberi è invece di una consistente, il collegamento deve essere effettuato con un giunto elastico, con un giunto articolato. Esiste una grandissima varietà di giunti elastici e in queste diapositive noi ne vedremo soltanto uno schema molto semplice, di un tipo peraltro che viene adoperato. Le due flange sono dotate di una serie di perni, diciamo, sporgenti e questi sono collegati fra di loro tramite un elemento elastico realizzato con materiale elastomerico. Durante il funzionamento la deformazione di questo materiale elastomerico consente quindi una angolazione fra gli alberi, consente anche una certa traslazione, quindi permette anche l'errore radiale e inoltre introduce una cedevolezza anche torsionale. Il materiale poi ha delle proprietà di smorzamento interno per cui il giunto ha anche capacità di parastrapi o di introdurre smorzamento nel sistema. Se invece di usare un materiale elastomerico avessimo usato una lamina o un diaframma metallico, otterremmo un giunto elastico che ha ancora una buona cedevolezza a flessione, ma è molto più rigido torsionalmente. A seconda delle condizioni di impiego può essere richiesto di avere un sistema che sia rigido oppure cedevole torsionalmente. E a seconda delle condizioni di impiego può essere necessario ad operare in contesti o in situazioni di temperatura in cui ad esempio può essere più consigliabile l'impiego di giunti come del tipo che viene adesso illustrato nella diapositiva. In questo caso la elasticità è garantita dalla presenza di un elemento a forma che è sostanzialmente una molla di flessione a lamina, sia pure avvolta ripetutamente su se stessa, che si impegna sui denti sia dell'uno che dell'altro mozzo dentato di cui è costituito il giunto. I denti e la lamina sono all'interno di una camera nella quale è mantenuta una certa quantità di lubrificante e in questo caso l'effetto smorzante dipende dal fenomeno dell'attrito. In generale le caratteristiche dei giunti elastici possono essere descritte in un diagramma che riporta in ascisse i valori dell'angolo di rotazione torsionale o l'angolo di inclinazione flessionale e rispettivamente il valore del momento torcente che provoca questo angolo di rotazione torsionale o del momento flettente che provoca
che è legato, diciamo, è connesso con una certa legge all'angolo di inclinazione flessionale. Generalmente è possibile che ci sia una influenza della coppia motrice trasmessa sulle caratteristiche elastiche. Caratteristiche elastiche che possono essere, in questo caso, un comportamento perfettamente elastico, tipico dei giunti con elementi metallici, e comportamenti non lineari, sia con tendenza del giunto a diventare più rigido all'aumentare del parametro rotazione o angolo di inclinazione, o di diventare più cedevole. Analogamente è importante conoscere se il nostro giunto dissipa energia durante fluttuazioni della coppia flettente o della coppia torcente, che supponiamo avvenire entro questo campo. Quindi alcuni giunti dissipano pochissima energia, quindi si comportano nel modo indicato adesso dalla freccia, oppure hanno, per il materiale di cui sono costituiti o per la configurazione costruttiva, come nel caso del giunto Bibbi, hanno la caratteristica di dissipare energia per ciclo. Questo porta a uno sviluppo di calore, a un possibile surriscaldamento, quindi è qualcosa che deve essere esaminato con attenzione, perché certi materiali possono risultare danneggiati da un eccessivo surriscaldamento, in particolare gli elastomeri. Tramite il giunto noi modifichiamo le caratteristiche dinamiche del sistema costituito dai due alberi, delle macchine che sono fra di loro collegate. Vediamo in questa diapositiva uno schema che abbiamo già usato in passato e che useremo anche nelle lezioni successive. Un motore collegato a un utilizzatore tramite due estremità d'albero tra di loro connesse con un giunto. Quindi lo schema a cui possiamo riportarci è quello di due volani di cui è noto il momento di inerzia, collegati da una barra di torsione la cui elasticità dipende sia dalla rigidezza torsionale dei tronchi di albero sia dalla rigidezza torsionale del giunto. Se sul motore è applicata una coppia variabile ciclicamente in maniera irregolare, supponiamo che sia introdotta una frequenza eccitatrice che è proporzionale al numero di giri che compie il motore, come avviene spesso in motori alternativi o comunque in macchine nella quale la coppia è legata al numero di giri per quello che riguarda le sue componenti di frequenza, e se il nostro utilizzatore invece è semplicemente un volano a cui è applicata una coppia resistente costante, le fluttuazioni del momento motore possono determinare un'amplificazione delle oscillazioni torsionali se queste eccitazione coincide con una frequenza propria del sistema, come abbiamo visto nella lezione precedente. Supponiamo che il giunto montato sia di tipo rigido e, essendo rigido, la frequenza propria del sistema supponiamo che sia relativamente elevata. La eccitazione che la coppia motrice esercita, abbiamo detto che varia linearmente col numero di giri. E in queste ipotesi abbiamo una coincidenza fra l'eccitazione e la frequenza propria del sistema a un numero di giri che si trova esattamente nel regime di funzionamento richiesto. Introducendo un giunto elastico ridurremmo la frequenza propria del sistema, perché ridurremmo la rigidezza torsionale complessiva di quella specie di molla di torsione che collega i due volani, e quindi porteremo le condizioni di risonanza all'esterno del regime di funzionamento. C'è una classe di giunti che ha qualche applicazione ed è che permette la trasmissione del moto fra alberi che hanno soltanto degli errori di parallelismo. Questo tipo di giunto si chiama giunto di Oldham ed è qui indicato nelle posizione di leggera traslazione di un albero rispetto all'altro. Molto più usati sono invece i giunti a denti. I giunti a denti permettono la trasmissione del moto da un mozzo dentato con una dentatura esterna che è sostanzialmente simile agli accoppiamenti scanalati di cui abbiamo parlato alcune lezioni fa, ma con una configurazione dei denti tale, qui è mostrata in una sezione che viene ingrandita nel disegno sulla sinistra,
quindi con una configurazione dei denti tale che è possibile un ingranamento corretto anche se il manicotto dentato esterno è leggermente spostato come posizione angolare rispetto all'asse su cui è calettato il mozzo dentato. Generalmente si usano due mozzi dentati, quindi si realizza un giunto a denti con una configurazione simile a quella che adesso è mostrata in questa diapositiva e con questa configurazione noi possiamo compensare degli effetti di disassamento sia di tipo radiale, quindi traslazione radiale di un albero rispetto all'altro che rimangono paralleli tra di loro, sia un errore angolare, sia una combinazione di questi due errori ed anche un leggero errore in direzione assiale, quindi il giunto a denti consente sostanzialmente di compensare tutti e tre gli errori che sono possibili. La selezione dei giunti viene fatta sulla base di parametri di progetto che sono riassunti nel cartello che adesso viene inquadrato. Momento trasmesso nominale, che può essere ricavato semplicemente dalla potenza di progetto e dal numero di giri di regime, i valori di picco del momento, gli andamenti periodici, le possibili frequenze eccitatrici, abbiamo visto in precedenza l'importanza di questo aspetto, gli scostamenti angolare, radiale, assiale che il giunto deve compensare, l'elasticità o la rigidezza, in certi casi abbiamo visto che può essere opportuno avere rigidezza torsionale ed elasticità in flessione, e l'eventuale smorzamento richiesto. Un elemento importante è conoscere qual è il regime di rotazione, quindi il numero di giri. Ci sono quindi infatti dei limiti critici che non si devono superare, sia per la sollecitazione centrifuga del giunto, sia per la possibilità che uno squilibramento del giunto dovuto a errori costruttivi o dovuto all'assestamento delle varie parti sulle superfici su cui queste vengono guidate porti a un'eccessiva sollecitazione di natura centrifuga dovuta allo squilibramento del giunto stesso. Gli altri parametri sono quelli classici che si indicano sulle specifiche, quindi massa, momento di inerzia, interfacce, ingombri, definendo l'ambiente, in particolare la temperatura, le esigenze di montaggio e smontaggio, in certi casi è desiderabile che questo sia molto rapido, gli elementi che hanno a che fare con la durata e così via. Quando l'angolazione fra i due alberi è più marcata, in particolare se si vuole trasmettere il moto fra alberi che formano fra di loro degli angoli di ampiezza relativamente grande, abbiamo la possibilità di utilizzare i giunti articolati. Il più noto dei giunti articolati è il giunto di Cardano, dall'invenzione che Cardano nel 500 fece per un oggetto destinato a assicurare una sospensione appunto cardanica e all'uso poi che Hooke nel 700 ne fece come elemento per la trasmissione del moto fra alberi. In questo caso lo vediamo utilizzato appunto per la trasmissione del moto fra alberi, un albero adesso è indicato, montato su questi due supporti, l'altro albero è posizionato con un angolo rilevante rispetto alla posizione dell'albero d'ingresso. La cosiddetta crociera, che è articolata in snodi montati all'estremità di queste due forcelle, consente la trasmissione del moto fra i due alberi. Nelle immagini che adesso stanno scorrendo vedete un modello dell'Università di Pisa che mostra una disposizione cardanica costituita da due cardani. Vedremo poi le ragioni per cui spesso si adoperano una coppia di cardani. In questo cartello invece in rapida successione possiamo far vedere cosa avviene durante la trasmissione del moto quando i due alberi formano una certa angolazione. Vedete che la posizione della crociera oscilla durante il funzionamento del giunto cardanico. Questa è la causa della fluttuazione della velocità nell'albero condotto se supponiamo che la velocità dell'albero motore sia costante. Tramite questa
costruzione geometrica che è riassunta in questo cartello, si può spiegare facilmente il motivo per cui vi è una fluttuazione della velocità dell'albero condotto o comunque dell'albero del numero 2 rispetto all'albero numero 1, fluttuazione che cresce con l'aumentare dell'angolo con cui un albero è posizionato rispetto all'altro. Questa fluttuazione compie un ciclo completo in mezza rotazione e quindi è una causa eccitatrice che si ripete due volte ad ogni giro. Per questa ragione, per ottenere un funzionamento, come si dice, omocinetico, quindi con trasmissione di velocità costante, senza fluttuazioni, vengono montati di regola due giunti cardanici in posizione tale da che l'errore introdotto dall'uno sia perfettamente compensato dall'errore che introdurrebbe il secondo. Spesso queste soluzioni sono dotate anche di una cosiddetta lunga, cioè di un elemento intermedio con un accoppiamento scanalato che permette anche di posizionare assialmente a distanze variabili i due assi. In questa immagine che adesso passa sullo schermo vediamo un giunto cardanico doppio di tipo commerciale con la allunga che collega le due forcelle. La fluttuazione delle posizioni della crociera nel giunto cardanico spiega anche il perché durante il funzionamento compaiono delle sollecitazioni flessionali sugli alberi e di sovraccarico dei supporti, dei cuscinetti. In questa immagine la posizione della crociera che viene adesso indicata permette di stabilire che la coppia torcente che la crociera introduce sull'albero di sinistra e che è rappresentata dal vettore celeste non è equilibrata dal momento motore, ma è equilibrato da un insieme di due momenti, il momento motore M1 e una coppia flettente MF che è qui indicata in questo grafico. Quindi la coppia flettente MF è dovuta dalle reazioni dei due supporti che si trovano sull'albero di sinistra. Dopo una rotazione parziale del giunto, la situazione si ripete nell'albero di destra e così via ad ogni parziale rotazione. Per ottenere un funzionamento omocinetico quindi occorrono due giunti cardanici in montaggio opportuno e sono state sviluppate delle soluzioni costruttive che permettono di rendere più compatto l'insieme dei due giunti cardanici e gradatamente sono stati sviluppati i cosiddetti giunti omocinetici. Un giunto omocinetico assolutamente elementare è mostrato in questo cartello. Si potrebbe ottenere ripiegando leggermente l'estremità di due alberi alla maniera delle cannucce per le bibite e facendoli ruotare su due supporti la cui posizione angolare qui è indicata nel cartello da questo elemento verde e da questo elemento giallo. I contatti che le due, diciamo, cannucce svilupperebbero una sull'altra si sviluppano su una traiettoria. Se questa traiettoria dei contatti, che in questa immagine è leggermente più complicata, ancora giace in un piano perpendicolare all'asse di rotazione, essendo questi perfettamente allineati, se questa traiettoria dei contatti, dicevo, si trova in un piano bisettore, allora questo funzionamento è omocinetico, quindi i giunti omocinetici tendono a realizzare concretamente il posizionamento dei contatti fra un elemento e l'altro del giunto in modo tale che i contatti giacciano sempre nel piano omocinetico bisettore. In questa immagine che adesso vedremo sullo schermo viene illustrato un giunto omocinetico che è largamente impiegato nella trasmissione degli autoveicoli a trazione anteriore, cosiddetto giunto orzeppa. Rispetto alle configurazioni degli schemi precedenti sembra che vi sia una notevole differenza, però la presenza di questa gabbia con le sfere e di queste scanalature che sono presenti sia sul mozzo centrale sia sulla campana esterna non è altro che uno strumento, un
soluzione costruttiva che permette di mantenere i contatti nel piano bisettore. Accenniamo adesso brevemente ai giunti di sicurezza. I giunti di sicurezza non hanno le funzioni di concedere disassamento fra gli alberi, ma hanno la funzione di limitare le sollecitazioni che possono essere trasmesse. Ad esempio per effetto di sovraccarichi introdotti da un malfunzionamento del dispositivo di controllo. In questo tipo di giunto la trasmissione del moto dall'albero di sinistra all'albero di destra avviene grazie all'accoppiamento di questa flangia del solidale con l'albero di sinistra ad una flangia montata sul giunto di destra e che a sua volta trasmette all'elemento che adesso viene indicato con la freccia tramite una corona di sfere che si ospitano in recessi realizzati sia su questo, sull'elemento collegato all'albero di sinistra, sia l'elemento che adesso viene indicato con la freccia che è premuto da un opportuno insieme di molle, generalmente a tazza, con una azione elastica che può essere tarata e regolata con una ghiera di registrazione. Se si arrivano in condizioni di sovraccarico, come indicato in quest'altra diapositiva, viene vinta l'azione elastica delle molle, essendo quindi scollegato la trasmissione dall'uno all'altro albero e trovandosi le sfere a fuoriuscire dai recessi che erano esistenti nelle due flange entro cui le sfere stesse si ospitavano durante la fase di trasmissione della coppia a regime di valore accettabile. Un'altra soluzione largamente impiegata nei giunti di sicurezza è quella che poi troveremo nel innesti a frizione. In alcuni casi la funzione di sicurezza può essere ottenuta grazie a dei dispositivi a frattura prestabilita, come in questa diapositiva dove si mostra un collegamento fra una ruota dentata ed un mozzo ottenuta tramite una o alcune spine la cui posizione è nota rispetto all'asse di rotazione e la cui sezione resistente è calibrata e tarata in modo opportuno, in modo tale da rompersi per taglio quando la coppia applicata a questo dispositivo supera un valore prestabilito. Passiamo adesso alla seconda parte di questa lezione che riguarda gli organi di tenuta. Nella lezione numero 30 che riguardava la cuscinetteria avevamo già visto alcuni tipi di tenute che sono adoperate sostanzialmente per mantenere il lubrificante all'interno della zona in cui si trovano cuscinetti o impedire la penetrazione di impurezze, fango, umidità all'interno. La disposizione di questa tenuta strisciante, che poi vedremo più dettagliatamente in seguito, è infatti montata in modo soprattutto da impedire la penetrazione di impurità o contaminanti dall'esterno. Gli altri tipi di guarnizione che avevamo visto era la cosiddetta guarnizione V-ring e la guarnizione a feltro. La prima tipo di guarnizione è una guarnizione senza contatto che realizza sostanzialmente una serie di intercapedini contorte che vengono chiamati labirinti. La funzione di tenere isolato un ambiente entro cui ruota un certo dispositivo, permettendo però la trasmissione del moto dall'esterno a questo dispositivo, può anche essere ottenuta con soluzioni del tipo indicato in questa diapositiva, quindi servirsi di azioni magnetiche o elettromagnetiche per trascinare in rotazione un opportuno rotore montato sull'albero di destra e quindi permettere la presenza di un vero e proprio ostacolo fisico, una barriera, un diaframma che impedisce all'ambiente di sinistra e all'ambiente di destra di entrare in contatto fra di loro. Altri sistemi largamente impiegati per fare la tenuta sono le cuffie o i soffietti realizzati con materiale sufficientemente deformabile, generalmente elastomerico.
In questo caso un giunto cardanico che viene mostrato in questa zona centrale è ospitato in una cuffia che, grazie alla sua deformabilità, permette il posizionamento dell'albero di destra con una certa angolazione rispetto all'albero di sinistra, e c'ha anche la funzione di contenere il lubrificante all'interno della zona del giunto cardanico. Però in moltissimi casi è necessario attraversare una certa parete con un albero rotante, e evitando appunto che un fluido che deve essere contenuto fuoriesca o che ci sia la penetrazione di contaminanti, quindi sostanzialmente isolare l'ambiente di sinistra qui indicato nella zona che sto indicando con la freccia e l'ambiente di destra che adesso viene indicato. Una soluzione tradizionale è quella cosiddetta con baderna e premitreccia. Un recesso di forma opportuna, realizzato sulla parete che deve essere attraversata dall'albero, viene riempito da una sostanza fibrosa, generalmente additivata anche con lubrificanti, che poi è compresso dal cosiddetto premitreccia, grazie a una corona di viti o di bulloni o un sistema filettato, in modo tale da esercitare una sufficiente pressione sulle superfici dell'albero, che ovviamente devono avere una sufficiente durezza per resistere all'usura a cui sono sottoposti. In questa maniera si ottiene un'azione di contenimento che è accompagnata da un modesto trafilamento che può essere ridotto serrando o aumentato o giocando sulla pressione che si esercita col premitreccio. Questo tipo di soluzione tradizionale è stata in certa misura sostituita in molte applicazioni dalle cosiddette tenute dinamiche assiali, che come vedremo concedono una maggiore velocità di rotazione e quindi sono impiegate in apparecchiature con elevato regime di funzionamento. In questo caso la tenuta viene esercitata dal contatto fra due elementi che sono premuti assialmente sia dall'azione elastica di una molla sia spesso anche dalla pressione che è presente nell'ambiente in cui vi è il fluido da contenere. In certi casi addirittura questa pressione esercitata dal fluido può essere eccessiva e esistono varie ingegnose configurazioni delle tenute dinamiche per mantenere la pressione nella parte attiva in cui le due superfici molto lisce e dure sono a contatto, venga mantenuta la funzione di tenuta senza eccessiva sollecitazione e senza eccessiva usura. In questo caso vedete che uno degli elementi della tenuta è montato elasticamente tramite un anello di materiale elastomerico in modo tale che possa assestarsi perfettamente sulle superfici dell'altro elemento che viene premuto contro di esso. Le tenute con baderna e premitreccia, la tenuta assiale, sono tipicamente delle tenute con strisciamento. Per avere delle tenute senza contatto abbiamo a disposizione una serie di soluzioni. Una soluzione particolarmente semplice è quella che fa uso di una boccola o bussola montata con gioco relativamente stretto rispetto all'albero. Spesso queste boccole sono montate anch'esse leggermente flottanti sulla sede in modo tale da potersi assestare sull'albero. La intercapedine fra la boccola e l'albero è molto piccola e quindi attraverso questa intercapedine di sezione molto ridotta vi è una forte caduta di pressione se inizia ad avvenire un trafilamento del fluido dalla parte di sinistra verso la parte di destra, quindi questo trafilamento, che non è mai del tutto nullo, avviene con delle portate relativamente piccole e che possono essere tollerate o gestite opportunamente, come vedremo dopo. Un altro tipo di largamente impiegato di tenuta senza contatto è la tenuta a labirinto. La tenuta a labirinto, che è mostrata in questa diapositiva, realizza una serie di trafilamenti ed espansioni successive e durante ciascun trafilamento
il gas, che in questo caso noi vorremmo contenere evitandone una perdita verso sinistra, quindi il gas perde gradatamente la sua pressione e con un ratio di trafilamento accettabile si può mantenere quindi confinato il gas in pressione in questo ambiente rispetto alla pressione esistente nell'ambiente di sinistra. Queste immagini che adesso vedete inquadrate mostrano un segmento di una tenuta labirinto per una installazione di una certa dimensione. Abbiamo visto che in generale non si può escludere un certo trafilamento e in alcuni tipi di guarnizione senza contatto questo trafilamento è addirittura necessario per il funzionamento della tenuta stessa. Se si vuole isolare completamente l'ambiente di sinistra dall'ambiente di destra, si può usare il sistema tenuta doppia, in questo caso un fluido neutro intermedio che si mescola col fluido che in piccole quantità sfugge dalla tenuta numero 1 che si trova adesso indicata e che viene spurgato e a sua volta contenuto dalla tenuta di sinistra, quindi nell'ambiente esterno ci sarà nessun trafilamento del fluido da contenere o al massimo un trafilamento di fluido neutro leggermente contaminato. Spesso le tenute vengono adoperate per mantenere il lubrificante nell'interno del meccanismo. Un tipo di tenuta che può essere utile in queste applicazioni è la cosiddetta tenuta ad effetto coclea che adesso viene indicata, quindi una boccola con una filettatura di senso opportuno in modo tale che la rotazione dell'albero induca una tendenza a pompare il fluido verso la zona entro cui deve essere confinata. Una famiglia molto più ampia di tenute è la tenuta a striscianti al labbro. Questa tenuta che viene adesso rappresentata sul cartello, è la tenuta tipo corteco, ha un labbro che viene premuto dalla molla che adesso viene indicata e durante le fasi iniziali del funzionamento questo labbro si logora e si crea un sottile meato fra la guarnizione e l'albero di durezza superficiale e di finitura superficiale adeguata. Meato che ha la caratteristica di mantenere un piccolo spessore di fluido, in particolare di lubrificante, che non fuoriesce grazie a un insieme di azioni di pompaggio che sono generate da una microgeometria delle superfici della tenuta al labbro o anche da azioni di capillarità. La tenuta cosiddetta ad anello a O è più impiegata per applicazioni in cui vi sono movimenti di scorrimento piuttosto che di rotazione, ma la illustriamo brevemente con questa diapositiva. La tenuta, quindi costituita da un anello di materiale elastomerico, viene forzata a un livello ben determinato di schiacciamento grazie alle tolleranze costruttive di questa camera in cui viene ospitata ed ulteriormente spinta dalle pressioni del fluido da contenere, sviluppa delle azioni sulle due superfici che garantiscono con una buona tenuta. Un'altra classica tenuta impiegata soprattutto in applicazioni oleodinamiche è la tenuta al labbro che viene indicata adesso in questa diapositiva e nella quale le stesse pressioni interne hanno la funzione di aumentare l'azione di contenimento delle labbra della guarnizione sulle superfici degli elementi. I criteri di scelta di una guarnizione di un organo di tenuta sono sostanzialmente il ratio di trafilamento ammesso, le velocità e le differenze di pressione a monte e a valle della guarnizione, la temperatura, tenendo conto che vi sarà una temperatura di funzionamento della macchina, ma un ulteriore riscaldamento nella zona della guarnizione se questa è a strisciamento, esistendo dei limiti diversi per i vari materiali. L'attrito ammissibile, se si tratta appunto di guarnizioni con strisciamento, la durezza e finitura superficiale richiesta alla parte su cui queste
agiscono e la compatibilità con fluidi, sostanze e degli altri aspetti come il deterioramento, l'emissione di anche soltanto di odori che non sono accettati, per esempio nell'industria alimentare. Questo cartello fa un quadro delle caratteristiche delle varie tipi di tenuta di cui abbiamo parlato, avendo in ordinate il salto di pressione fra monte e valle della guarnizione e in ascisse la velocità periferica. Vediamo che le guarnizioni dette a O-ring hanno un campo di applicazione quasi statico per velocità relativamente basse, velocità più elevate con pressioni anche elevate sono accettate dalle guarnizioni a labbro che abbiamo visto nel cilindro oleodinamico nel cartello precedente, mentre per velocità periferiche decisamente più elevate abbiamo nel campo delle basse pressioni la possibilità di usare le guarnizioni a labbro tipo Corteco, e nel campo delle pressioni più elevate sia la guarnizione tradizionale a Baderna e Premitrice e per le velocità ancora superiori la tenute dinamiche assiali. Il ratio di trafilamento, che abbiamo visto essere un elemento importante, è notevolmente diverso da caso a caso, riportando con un parametro normalizzato, quindi a parità di dimensione della guarnizione e di salto di pressione fra monte e valle, possiamo dire che se questo segmento rappresenta un ordine di grandezza, le varie tipi di guarnizione con strisciamento si collocano nelle posizioni indicate da questi rettangoli. La guarnizione a labirinto, che ha un ratio di trafilamento maggiore, è indicata adesso. Concludendo, vi invito a rivedere le lezioni su questi argomenti svolte nel modulo Fondamenti di Meccanica Teorica Applicata e di risolvere gli esercizi del testo del Juvenal indicati dal cartello. È molto utile anche la consultazione di cataloghi di ditte qualificate.